coniugale. Favorire l'inclusione sociale valorizzando attitudini e talenti. Si è chiuso ieri pomeriggio in Via Nazionale a Torre del Greco, con grande successo di pubblico e partecipazione, il progetto Supereroi di TV City a cura di Ciro Gaglioni, che ha coinvolto bambini e ragazzi della città di Torre del Greco affetti da disabilità. Realizzato con la supervisione del garante dei disabili del comune di Torre del Greco, il professore Aldo Rivieccio, è partito nei mesi scorsi con molteplici attività laboratoriali che hanno visto impegnati i ragazzi dei centri Chiamami per nome, Oikos e San Giuseppe, nell'esprimere le proprie personali abilità artistiche e manuali e la propria creatività. Elisa, cosa stai facendo? Realizzato infatti in occasione dello scudetto del Napoli la mascherina del calciatore Victor Osimhen, poi indossata dagli stessi ragazzi per la realizzazione di un video musicale in forma di parodia, con la partecipazione straordinaria del famoso cantante e speaker radiofonico Luca Sepe. Quanti ne vuoi, amore? Facciamo un sacco. Tanto non me ne vado, facciamo il video e poi dopo tutti gli autografi e le foto che volete. Vuole dire qualcosa? Amore, dimmi. Ma Salmo, faccio una Leonardo! Sì! Luca Sepe, un amico, un grande artista, non si è tirato indietro alla mia chiamata. Non potevo mai, soprattutto per un'iniziativa così bella, quindi ho portato non solo la mia personalità ma anche quella di Raffaello Pazza alla tua destra, di Checco Caruso e di Gianni Marino, quindi veramente penso che abbiamo fatto una bella cosa. I supereroi, vuoi fare un saluto ai supereroi, ai nostri ma supereroi? Certo, li ho conosciuti oggi e sono tutti straordinari ed è meraviglioso poter essere qui oggi insieme ai veri supereroi che sono loro. Raffaello, un saluto speciale a un nostro supereroe, Stefano. Stefano, sei diventato il mio supereroe preferito. Ora faccio posto e me lo attacco in cameretta, come fanno nuove creature con i veri supereroi. È buono. È stato un pomeriggio di festa, di allegria e di grande aggregazione. Grazie Ciro per questo progetto, perché è iniziato dalla regia di TV City. È questo momento importante perché unisce alcune realtà di Torre del Greco come San Giuseppe, il Centro Oikos e Chiamami per nome. È stato un momento bello inclusivo dove i ragazzi hanno vissuto un paio di ore nella gioia e nel divertimento, e poi abbiamo avuto anche la presenza di Luca Sipe. Grazie a Ciro Gaglione che ha organizzato egregiamente questo momento di grande inclusione. Grazie Ciro.